Mamma mia, ragazzi, non ce la faccio più a tenere gli occhi su questo schermo. A chi lo dici? Mi si sta incrociando la vista. E poi, non trovate un po' noioso vagare in internet alla ricerca di informazioni su questa epidemia chiamata... Conad? Conad? Certo che non sai nemmeno quello che dici. Si chiama Covid. Dai, ragazzi, non è proprio il momento per discutere. La prof ci ha assegnato questa ricerca sul coronavirus una settimana fa e dobbiamo esporla domani. Accidenti, ho cercato in tutti i siti, ma è sempre la solita storia, non c'è niente di poco noto. Sì, infatti, dobbiamo essere più originali, anche perché io non ho intenzione di prendere un altro misero 6. Ma avete tipo pensato a come l'hanno vissuto i ragazzi della nostra età? Non sarebbe male restare a casa tutto il tempo a guardare la TV e a mangiare patatine sul divano. Che invidia! Non so, forse non è stato così divertente. Sarebbe bello chiederlo direttamente a qualcuno di loro. Peccato che sia passato più di un secolo e che non rimangono più testimoni in vita. Ma io ho appena ricevuto in regalo un magnifico teletrasportatore temporale. Aspetta, ma quello è il nuovo prodotto della Apple? Quello che ti fa viaggiare nel tempo e nello spazio? Sì, esatto, c'è anche mia cugina. Forza allora, chi mandiamo indietro nel tempo? Frena, tu guardi troppi ologrammi, io indietro nel tempo non ci torno. Non vorrei rimanere intrappolata lì. Ma se mandassimo indietro qualcos'altro, ad esempio un foglio, lo mandiamo dai nostri antenati e diciamo loro di scrivere come stanno vivendo. Mi piace come idea! Sì, io ho un'idea migliore. Il foglio raccolta informazioni. Il foglio a raccolta di informazioni è un tablet molto moderno anche per il 2120, un prodotto in grado di registrare fiumi di inchiostro e di archiviarli in memoria. Grazie al teletrasportatore temporale, i nostri ragazzi inviano il foglio indietro nel tempo di ben 100 anni. Of the sun, I want your love, 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 I want your love. Ciao, vengo da 2120. Non è uno scherzo. Scrivi su di me, libera le tue emozioni. E quando hai finito, chiama un tuo amico e digli di guardare nella federa del suo cuscino. Sì, ti dico. Guarda sotto il cuscino. E questo come c'è finito qui? Alena aveva ragione. Ma tanto peggio di così, stiamo vivendo in un film di fantascienza, perché non accettare fogli venuti a caso dal futuro? Cosa sta succedendo mentre mi stai leggendo? Caro foglio, è in corso una pandemia mondiale. Come? Stanno comparendo altre parole. Grazie per questa informazione. Vorrei sapere cosa fanno i ragazzi della tua età. Chiama un tuo amico e digli di guardare dentro l'armadio. Roba da matti. Allora. Sì, ciao, forse non ci crederai, ma... Il foglio, comandato direttamente dal teletrasportatore temporale dal 2120, passa di mano in mano, registrando le voci e i pensieri dei ragazzi che lo trovano nei punti più impensabili delle loro case. Questo che stiamo vivendo è sicuramente un periodo molto difficile, ma anche un periodo dove ho capito di saper fare cose che neanche immaginavo.
Forse perché non avevo il tempo materiale o forse perché dovevo fare i compiti oppure dovevo studiare. Ho imparato a cucinare, ho imparato a svegliarmi al mattino presto per fare attività fisica e soprattutto ho imparato a leggere con molta più frequenza, cosa che prima neanche mi piaceva fare. Io in questo periodo mi sono data alla cucina. Sono diventata bravissima a cucinare la torta salata. Ecco, questa è la mia torta salata a base di coste, pancetta e sottilette. Ciao, guarda il tuo cassetto. In questo periodo, per tenermi in contatto con i miei amici, faccio lunghissime videochiamate. Addirittura un giorno siamo stati al telefono 4 ore. Cosa ti ha insegnato questo periodo difficile? Ti ha lasciato qualcosa? Beh, questo periodo difficile mi ha fatto capire l'importanza dei piccoli gesti che prima alcune persone non notavano o non se ne rendevano conto. Fa vedere? Ma scrivono tutti in modo diverso, come se scrivessero con le loro mani. Va bene, aspettate che attivo il traduttore grafico. Sì, ecco, allora, qui dice che sono stati in quarantena per molti mesi e che quando sono usciti era tutto diverso ed erano molto disorientati. Wow, ecco perché viviamo in questo mondo così rivoluzionario. Voi che ne pensate? A me non fa né caldo né freddo, sta scoperta. Poveri, è un periodo davvero molto difficile da affrontare. Hai ragione, e non potevano vedersi, o meglio, potevano vedersi, ma solo con i congiunti e indossando la mascherina. Sì. Ma dicono anche che sono riusciti a resistere facendo molte cose belle. Il passato è passato e non si può cambiare. Beh, pensiamo ad oggi e al fatto che ora siamo in un mondo nuovo. Ora abbiamo ologrammi, abbiamo tecnologie virtuali e soprattutto abbiamo anche un mondo molto più ecosostenibile. Questa volta hai ragione. A me piace dove viviamo e non vorrei essere stata al posto di quei ragazzi. Noi siamo facilitati in tutto, oltre ad avere ologrammi, robot. Abbiamo anche la fortuna di non avere problemi ambientali oppure paesi in cui si soffre la fame. Ma una cosa non è cambiata: i compiti. Grandi ragazzi, siamo riusciti a fare una ricerca veramente bellissima e originale. Io la dedicherei ai nostri coraggiosissimi nonni. Sì, all'eroe della terza media